Siamo con Francesco Casoli, presidente e senatore, presidente di Elica, una grande azienda. Come è nata Elica? Elica è nata oramai nel lontano 1970 da un'idea di una persona geniale, di mio padre, che si è inventato un prodotto, si è inventato una storia e ha iniziato partendo da niente. Mio padre faceva il veterinario qui a Fabriano, nelle Marche, in un posto un po' remoto, difficile da raggiungere, che però ci ha dato forse questa forza di voler andare fuori. Quindi Elica è nata da una scommessa. Da una scommessa a una grande azienda. Quali sono state le tappe fondamentali per arrivare a quello che è? Le tappe fondamentali sono state sicuramente una, la morte di mio padre. Nel 78 lui ci ha lasciato e questo ha dato alla Elica una sferzata. Io, che ero un bimbo, avevo 16 anni, ho dovuto decidere di immediatamente managerializzare l'azienda, quindi è subito partita con un passo diverso, con una visione dove si è cercato di coinvolgere tutti quanti, a partire dagli operai fino ai manager interni. Nel 90 lei prende le redini effettive dell'azienda. Cosa è cambiato dal 78, quando non c'è stato più il fondatore, al 90, quando lei prende le redini? Beh, consideri che nel 78, quando il fondatore ci ha lasciato, eravamo circa 80-90 persone qui in azienda, quindi se facciamo un paragone con oggi, 3.000 e passa in giro per il mondo, ma anche con il 90, quando già eravamo circa 1.500 persone, è cambiato tantissimo. Ogni azienda, ogni sistema ha delle tappe fondamentali. Una è stata appunto la morte di mio padre, la seconda tappa fondamentale ritengo che sia stata appunto nel 95, quella di aver avuto un grande incendio che ha sconvolto un po' gli equilibri sia produttivi ma proprio anche emotivi all'interno della nostra azienda. Le persone crescono quando hanno delle crisi emotive e questo ritengo che ci ha dato più energia, ci ha dato quella spinta che ci è servita per fare il passo di qualità. A chi si è ispirato lei? Ha un mentore, qualcuno? Sicuramente io quando sono rimasto da solo, io sono di Fabriano e noi a Fabriano abbiamo Vittorio Merloni, che è uno degli imprenditori forse più illuminati nell'economia nazionale, quello che ha avuto il coraggio da presidente di Confindustria di bloccare la scala mobile. Sono stati momenti difficili, è stato sicuramente una persona che ha reso Fabriano visibile in giro per il mondo, quindi sicuramente Vittorio Merloni è una delle persone a cui io ho guardato con attenzione. Quanto è importante il design in un prodotto come il vostro? Noi siamo un'azienda chiaramente in continua crescita e cerchiamo di trovare nuovi spazi, non solamente con quote di mercato ma comprando aziende che magari vogliono condividere con noi la loro storia. Il design è molto importante, però oggi il design non basta, bisogna andare un po' avanti. Voi vedete qui intorno noi cerchiamo sempre di coinvolgere i nostri dipendenti in attività artistiche e noi riteniamo che l'arte in azienda sia un po' il passo successivo al design. L'ultimo decennio in particolar modo di Elica è caratterizzato da molte acquisizioni, ha una grande espansione. È stata una necessità competitiva o è stato spinto dall'ambizione? L'ambizione sicuramente gioca sempre un ruolo molto importante. Necessità? Sì, chiaramente un'azienda come la nostra, se vuole competere in giro per il mondo, non può trascurare dei mercati come il Giappone, per esempio, dove abbiamo una joint venture con un produttore giapponese, o come in Nord America, dove abbiamo un'azienda produttrice e distributrice, o l'Est Europa. Ha citato il Giappone, la prima volta che io la incontrai io ero ancora studente in Bocconi e lei ci spiegò proprio il modo in cui approcciò il mercato giapponese, un mercato che anche al primo impatto è completamente diverso dal nostro. I giapponesi sono degli extraterrestri, oramai è risaputo. Noi abbiamo usato questa strategia, siamo diventati giapponesi, noi siamo giapponesi in Giappone, con un pizzico di creatività italiana che tanto piace a questo popolo. Anche voi avete scelto di delocalizzare parte della produzione, con quali vantaggi e quali svantaggi? Allora, noi abbiamo scelto di andare a produrre dove vendiamo i nostri prodotti, quindi Noi abbiamo scelto di essere vicino ai mercati di riferimento, che non significa chiudere in Italia e andare a produrre in India o in Cina, significa espandere il mercato russo e mettere un polo produttivo in Polonia per seguire i mercati dell'est. Significa capire che la Germania è importante e quindi trovare una buona acquisizione un po' produttiva e di commercializzazione in Germania. Significa chiaramente vedere il Nord America, anzi le Americhe, come uno dei mercati di sbocco per il futuro e decidere di metterci in Messico, perché in Messico è sicuramente logisticamente e anche culturalmente, economicamente molto importante per poi penetrare questi mercati. Semplificando il più possibile un'azienda, possiamo dividerla in forza lavoro, prodotto ed innovazione. Voi su cosa puntate principalmente? Guardi, noi sono 3 anni consecutivi che vinciamo il premio sulla miglior azienda dove si lavora in Italia. Le persone sono quelle che danno la linfa e che generano tutto quanto quello che viene dopo, quindi noi, tra virgolette, egoisticamente dobbiamo stare attenti e curare molto il clima anche. Noi oggi qui ci troviamo nella piazzetta, vedete, passano persone, c'è anche un po' di confusione, ma questo va bene, significa che l'azienda è viva, questo è un posto dove la gente si incontra, dove si scambiano le informazioni. Io ritengo che questo investimento a noi sicuramente ci ha dato tantissimo. Qual è il vostro atteggiamento al mercato? Di consolidamento o di continua espansione? Noi abbiamo un atteggiamento molto aggressivo, perché io ritengo che il marketing è guerra. All'interno dei nostri comandamenti, che stanno un po' dappertutto, c'è uno di questi comandamenti che recita avere voglia di vincere. Noi non giochiamo per partecipare, noi giochiamo per vincere. Qual è la produzione o il processo produttivo del quale si vanta di più, del quale è più orgoglioso? Sicuramente è quello che coinvolge la manualità, l'artigianalità dei nostri operai. Noi abbiamo una squadra di persone che costruiscono dei prodotti praticamente quasi fatti a mano, dove la parte manuale è fondamentale. Un prodotto è anche emozione. Quale consiglio darebbe a un giovane imprenditore che avesse voglia di iniziare adesso in questa situazione di mercato? Il consiglio è quello di non lasciarsi ingannare dai fattori contingenti. Le buone idee, se sono buone, valgono anche nei momenti di difficoltà. Lei ha detto se una grande idea si può sempre sviluppare, anche in Italia? Fare un'attività, una produzione, una creazione in Italia è più facile che farlo in altri luoghi. Perché? Perché da noi si vive meglio.